come commenta l'assenza del PD di ieri? Certamente sono state inopportune, diciamo. Bisognerà un po' discutere di come funziona il gruppo parlamentare. Non è vero che se c'erano quei deputati vincevamo noi, questo pare una forzatura. Beh, diciamo, erano assenze che si potevano e si dovevano evitare, però la prima cosa che mi viene in mente è che il Parlamento è troppo grande, ci sono troppi parlamentari. E quindi bisogna ridurre il numero dei parlamentari anche per poter affrontare questi passaggi in maniera più concreta e più efficace. Per la mozione dell'Italia dei Valori, per quanto riguarda le pregiudiziali di incostituzionalità, anche lei era assente, è stato accusato così da... Sì, ero assente perché avevo una manifestazione e non mi era stato spiegato bene che era un voto importante, che purtroppo, sa, nella vita politica succede. Anche alcuni degli assenti di ieri erano a Madrid per un convegno, non è che la gente fa le vacanze. Il problema è che lo scudo fiscale è importante o no? Lo scudo fiscale è certamente importante e il gruppo dovrebbe cercare di farlo capire a tutti quanti i parlamentari. Dovrebbe funzionare così, evidentemente non funziona granché bene. Se ci fossero stati i deputati del PD assenteisti, sarebbe bloccato questo scudo fiscale per te? No, no, questo certamente no, perché ovviamente siccome gli altri hanno 100 deputati più di noi, contano e quando sono sotto chiamano gli altri, quindi questo no, questa è una pura fantasia, però questo non vuol dire che bisogna essere presenti lo stesso, anche per perdere, ma presenti.